anche a Isernia le celebrazioni per i 60 anni dell'autonomia della regione Molise con un evento all'auditorium 10 settembre 1943 che premia le eccellenze del territorio regionale a partire dall'istruzione con un riconoscimento per gli studenti che si sono contraddistinti nel corso dell'anno scolastico, ma anche con un'attenzione particolare rivolta alla ricerca scientifica e alle aziende che in questo settore hanno portato in alto il nome del Molise. I nostri migliori ragazzi che hanno conseguito il diploma col massimo dei voti, quindi nella conquista e nella sfida che è il filo conduttore di questo sessantesimo, naturalmente i ragazzi rappresentano sicuramente la parte più importante, la sfida. E quale testimone migliore se non quello dei migliori ragazzi che hanno appunto ricevuto il massimo dei voti. Diversi gli appuntamenti previsti in città, tra cui anche la plenaria dei presidenti dei consigli regionali di tutta Italia. Seconda sezione nel pomeriggio, dove l'innovazione e la ricerca sarà il tema che sarà appunto trattato, considerando anche le nostre magnifiche aziende territoriali che danno una prospettiva sempre ai nostri ragazzi. Una ricorrenza che oggi, sottolinea il sindaco Piero Castrataro, rappresenta ancora una sfida. Una sfida per tutti i politici, gli amministratori, quelli di valorizzare le risorse umane, i giovani, puntare molto sulla cultura, sull'innovazione, sulla cultura d'impresa e sul fatto di avere uno sviluppo economico che ci consenta ancora di essere una regione, seppur piccola, ma che possa contare qualcosa. E su questo credo che avere delle divisioni non conta, dobbiamo sicuramente condividere un percorso di sviluppo economico sostenibile. Lo sforzo di tutti noi, istituzioni, è quello di praticamente far conoscere le ricchezze di questo territorio, un territorio che paga un po' lo scotto di essere piccolo, di avere una popolazione abbastanza esigua, però questo non significa che non possa far levare la propria voce a livello territoriale.